Marchio Italia con i suoi marchi Elicet e Dynair è oggi un'azienda leader nel settore della ventilazione. Nello specifico, negli ultimi tempi ha sviluppato nuovi prodotti e investimenti importanti nella ventilazione antincendio. Una nuova serie di sistemi di sovrappressione per locali filtro sfumo. Dopo la serie SVP 1, 2, 2 Plus e 4, oggi ha il piacere di presentare e anticipare la novità di prodotto dell'SVP 5 e gli attestati, le prove di certificazione necessarie per proporre un prodotto affidabile, per l'appunto certificato e provato. I locali filtro a prova di fumo consentono l'evacuazione sicura delle persone in caso di incendio. Visto che mantengono gli ambienti, i locali filtro in sovrappressione rispetto all'esterno e consentono alle persone di evacuare in maniera sicura, dato che il fumo viene mantenuto nella zona appunto soggetta a prevenzione incendio. Per la definizione degli stessi ci rifacciamo a quanto riportato nel decreto ministeriale del 18 ottobre 2019, dove nella sezione S.3.5.5 viene definito come filtro a prova di fumo un sistema mantenuto in sovrappressione ad almeno 30 Pascal in condizioni di emergenza da specifico sistema progettato, realizzato e gestito secondo la regola dell'arte. Per il calcolo e dimensionamento della portata dei sistemi, la stessa definizione ci dice che può essere presa come riferimento la norma UNI-EN 12101 parte sesta e che soprattutto questi sistemi devono essere costruiti e progettati per consentire l'evacuazione sicura e quindi essere obbligatoriamente dotati di sistemi di rilevazione della pressione differenziale per evitare di andare in sovrappressione. Anche durante questo periodo purtroppo famoso della pandemia da Covid-19, l'attività di ricerca e sviluppo di Marchio Italia non si è fermata e propone sul mercato il nuovo sistema di pressurizzazione SVP5 in grado di produrre una portata massima di 6.400 metri cubi ora, che va a completare la gamma dei sistemi di pressurizzazione che sono già disponibili sul mercato. Sono l'ingegner Stefano Vasini dell'Istituto Giordano, un centro politecnico di ricerche, prove e collaudi che si trova a Bellaria vicino a Rimini. La nostra attività è specifica nel settore dell'edilizia e soprattutto è nel caso specifico nel settore antincendio. Ci avvaliamo quindi dell'aiuto e della consulenza dell'ingegnere Vasini dell'Istituto Giordano, i quali hanno addirittura le mascherine brandizzate. Questi sistemi, nella definizione del decreto ministeriale, è stato chiarito come debbano funzionare in condizioni di emergenza, alimentati dal sistema di alimentazione principale oppure anche da batterie ausiliarie. Che tipo di controlli stiamo andando a fare in questo momento? Infatti in questo momento stiamo controllando che il sistema mantenga la pressurizzazione di almeno 30 Pascal all'interno del filtro fumo in condizioni di emergenza, cioè quando per cause soprattutto di incendio la corrente sia stata staccata oppure sia stato guasto. Ecco, mi permette di aggiungere una cosa che ha detto lei: i sistemi di pressurizzazione SVP4 e SVP5 di Marchio Italia sono gli unici disponibili sul mercato che consentono sia l'alimentazione dal pacco di batterie tampone che possiamo fornire con lo kit, ma anche con un'alimentazione da sistema ausiliario già presente magari nella vostra progettazione. Come Istituto Giordano sono venuto a verificare, appunto come ente terzo, la rispondenza del filtro fumo alle
specifiche di legge, in particolare ai decreti ministeriali del 30/11/83 e il decreto del 3 agosto 2015. Ci troviamo all'interno del locale di profumo test che abbiamo allestito appunto per performare questa ala. Come vedete sono presenti delle porte tagliafuoco fisiche e delle porte tagliafuoco che abbiamo simulato in accordo a quelle che sono le superfici di perdita, i air leakage data, che è possibile trovare nella tabella della norma UNI EN12101 parte sesta. Qui vediamo quello che è il kit di sovrappressione, il nuovo kit SVP5, un sistema che sarà in grado di portare, di fornire una portata massima di 6600 metri cubi ora, dotato di due elettroventilatori, un quadro di comando e un sistema di alimentazione ausiliare antibatterie tampone. Particolarmente interessante è il quadro di comando nel display da tutte le funzionalità della macchina, ovvero gli stati di allarme, di funzionamento, di foul, e soprattutto, come possiamo vedere, l'alimentazione, il valore della tensione di alimentazione che sta arrivando in questo momento ai ventilatori, la corrente di assorbimento e soprattutto quella che è la sovrappressione interna al locale filtro. Sul quadro di comando lo vediamo in ogni istante questo valore e vediamo come, aprendo la porta, ci sia una calo della pressione a 0 pascal. Una delle caratteristiche che piace del sistema di pressurizzazione è quella di poter garantire un'apertura semplificata delle porte, e per questo abbiamo sviluppato un sistema di controllo di gestione elettronica della macchina che consentirà in ogni istante di potersi adattare a quelle che sono le caratteristiche del locale filtro in automatico, quindi senza dover fare del settaggio difficoltoso e farlo partire, ma allo stesso